nero da Cesare Colombo per mettere a punto la posizione in sella, poiché il prossimo obiettivo stagionale sarà la Epic Enduro, una gara estrema da 5.000 metri di dislivello positivo e negativo in una sola giornata per un totale di 110 km. Dunque la posizione in bici e in sella sarà fondamentale per avere un'ottima prestazione, avere piacere di pedalare e soprattutto non avere problemi fisici sia nella fase di allenamento sia nella fase agonistica. Dunque oggi il buon Cesare mi aiuterà proprio in questa importantissima e delicata fase che tutte le persone che vanno in mountain bike dovrebbero fare nel periodo pre-gare o comunque casi pre-stagione. Ok Cesare, cosa stiamo facendo adesso? Adesso abbiamo appena terminato di rilevare tutte le tue misure antropometriche. Okay. Una cosa che ci tengo a precisare è che a me non interessa rilevare le misure assolute di cavallo, lunghezza del tronco, no, a me interessa uscire da questa rilevazione antropometrica avendo compreso i tuoi rapporti tra i vari segmenti ossei, quindi ad esempio il rapporto tibia-femore, questo per ottimizzare l'arretramento sella, capire bene la lunghezza della pedivella più adeguata, oppure il rapporto che c'è tra il tronco e il cavallo, tra la larghezza delle spalle e il tronco, ecco. Capire bene come probabilmente ti comporterai poi sulla bicicletta. Allora Cesare, come sono andati questi test? Sono a posto oppure no? Sì, sei a posto o comunque sei nella norma, ok? Buona, a posto una parolona. I malleoli erano in leggero dislivello quando ti ho fatto salire con la schiena mettendo in crisi il sistema, ma è una cosa veramente diffusa da tenere in considerazione in bici, ma veramente normale. Ok. Le spalle erano a posto, soltanto la destra, quella un pochettino più... Sì, effettivamente ho avuto un po' di danni. Un pochettino più massacrata, era un po' bloccata in intra rotazione, sì, ma in extra rotazione era perfetta, nessun problema. E hai gli extra rotatori dell'anca, quindi principalmente i glutei, che sono un pochettino contratti. Anche questo da tenere, non è grave, non è nulla di grave assolutamente, ma è da tenere in considerazione nel posizionamento della spalla. First one. Cosa abbiamo trovato in questo test? Abbiamo trovato che l'altezza sella in realtà era già adeguata, abbiamo soltanto dovuto avanzare un po' la sella, come ormai è il trend attuale, questo per facilitare la spinta in salita, che nell'enduro comunque è una parte comunque importante. Soprattutto in ottica di enduro, però almeno 70 km a pedalare in salita. Esatto, magari tratti molto ripidi, una sella un pochettino più avanzata avanza al baricentro e di conseguenza ti aiuta molto nel superamento di questi ostacoli. Inoltre ti consiglio una pedivella da 170 piuttosto che una 175, così per il tuo cavallo, il tuo rapporto femore-tibia, come cioè? Dicevo prima, tu hai un femore che è abbastanza corto, okay. Di conseguenza si rischia di avere poi dopo un angolo sempre troppo aperto nella fase di spinta, okay. Anche con la terza sella adeguata, e soprattutto un baricentro il ginocchio non rimane ben... non rimane ben in linea con l'asse del pedale nella fase di massima spinta. Inoltre, nelle fasi di discesa, una pedivella un pochettino più corta tiene il pedale un pochettino più alto rispetto agli ostacoli. Se siete in discesa, so che usano molto tanto più poco, discesisti, la pedivella più corta. Esatto, ti dà molto più disinvoltura in discesa. Per quanto riguarda invece il manubrio, l'attacco manubrio, questo io nell'enduro, quindi nella mountain bike votata più verso la prestazione in discesa, okay. Io lascio sempre molta libertà di scelta all'atleta, questo perché è molto importante che tu abbia sicurezza. Sì, per esempio a me piace avere la pipa sul manubrio, cioè nel senso non mi piace averla avanzata, mi piace avere la pipa sul manubrio, mi piace il manubrio abbastanza largo e talvolta anche in base alla bici 27,5-29 anche il manubrio alto. So che in pedalata non è la migliore soluzione, però quando sono in discesa e voglio divertirmi in discesa mi trovo questo giusto feeling, quindi
è vero anche che bisogna trovare il giusto compromesso. L'enduro alla fine è un compromesso tra discesa e pedalata, quindi bisogna trovare il giusto compromesso. Assolutamente. E diciamo che comunque le geometrie moderne, come nel caso di questa canna del Jekyll, con un reach più abbondante rispetto al passato, ti aiutano molto nel tenere una pipa più compatta, un attacco più corto, quindi un manubrio un pochettino più largo, e il fatto che hanno anche degli stack un pochettino più corti, anche lo stack un pochettino più abbondante. Quindi adesso passerò un bel po' di tempo in bicicletta, sia per allenarmi, per allenarmi questo evento, perché dovrò fare almeno dell'uscita da 10 ore sulla bici d'enduro e percorrere almeno in allenamento 3500 metri di dislivello in un giorno per arrivare un minimo preparato a questa gara, un minimo. Perché ricordo che saranno quasi 17 ore di gara, si parte alle 4 della mattina e si finisce la sera alle 6-7 e non tutti la finiscono, anzi il primo anno siamo partiti in 800 e l'abbiamo finita in 123. Porca. Questa è stata una bella selezione. Perché è veramente dura, quindi adesso ho voluto e ci tenevo a farvi vedere anche questa importantissima fase, perché se non sono più che perfetto in bicicletta, sia in fase di allenamento che in quella gara lì, non dico puntare a arrivare nei primi 10, ma almeno finirla dignitosamente. Assolutamente. Cioè, devi essere in ordine, se no non vai da nessuna parte, oppure se vai da qualche parte rischi poi di avere delle conseguenze molto alternative tra le varie articolazioni e tutto. Quindi ragazzi, appuntamento alla Epic Enduro. Ringrazio Cesare che mi ha aiutato in questa importantissima fase, e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti.